Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6 in apertura. Il bollettino aggiornato dell'emergenza coronavirus in Abruzzo sono 18 i casi di positività al Covid riscontrati nella giornata odierna, percentuale che crolla all'1% perché sono aumentati e molto i tamponi che hanno superato quota 1000 e 700, tuttavia si registrano purtroppo altri 6 decessi. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono 18 i casi di positività al Covid-19 riscontrati oggi in Abruzzo, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, nell'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Il totale dunque sale a quota 2.803. L'aumento di 18 casi si basa su un totale di 1.732 tamponi analizzati, 1% di positivi sul totale. Nella giornata di ieri, 23 aprile, Nella giornata di ieri i positivi erano stati 52 su un totale di 1.234 tamponi analizzati, 4,2%. 327 pazienti, più 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 28 meno 3 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.724 meno 23 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 286 pazienti deceduti, più 6 rispetto a ieri. 438 sono i guariti, più 33, di cui 181 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 257 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 32.397 test, di cui 26.195 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 241 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 687 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.244 alla ASL di Pescara e 631 alla ASL di Teramo. I 18 casi di oggi sono così distribuiti: 10 casi alla ASL di Pescara, 8 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, mentre non si registrano nuovi casi nelle ASL Avezzano sul Mona L'Aquila e Teramo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale con una notizia, restando sempre in tema purtroppo di dati e purtroppo di decessi. Una 37enne di origini campane, residente a Pescara, che era affetta da Covid, è morta nell'ospedale del capoluogo adriatico e nei sei, conteggiata nelle 6 vittime odierne. Aveva gravi patologie pregresse. Si tratta della persona più giovane morta nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Il decesso è avvenuto martedì. La donna, in seguito a un malore improvviso, ha avuto un arresto cardiaco in pronto soccorso dove era arrivata in condizioni disperate. Le analisi del tampone eseguite dopo il decesso hanno dato esito positivo. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Dalle 14 i comuni della Valfino non sono più zona rossa. Il governatore Marsilio ha firmato l'ordinanza di revoca della misura. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. I comuni della Valfino escono dalla zona rossa. Questa mattina il presidente della regione Marco Marsiglio ha firmato l'ordinanza di revoca della misura restrittiva per i comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino ed è efficace dalle ore 14 di oggi. La revoca della zona rossa fa seguito alla relazione presentata dalla ASL di Teramo. L'andamento epidemiologico mostra, si legge nel documento dell'azienda sanitaria, in particolare negli ultimi giorni di questa settimana, un sensibile decremento dei casi Covid-19 positivi e la diminuzione nel complesso dell'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare per Castiglione Messer Raimondo e Castilenti nella popolazione del predetto territorio, ciò in associazione al numero di guariti dichiarati nell'ultima settimana. In conclusione, pur non ricorrendo più ad oggi sotto il profilo igienico-sanitario nei comuni della Valfino le condizioni di zona rossa, proseguiranno le attività di prevenzione territoriale anche nei predetti comuni da parte del Dipartimento di Prevenzione e del servizio di igiene e sanità pubblica, in modo particolare l'effettuazione dei tamponi e la sorveglianza sanitaria.
Già ad inizio settimana un altro comune della Valfino, l'unico del comprensorio facente parte della provincia di Pescara, Evice, era uscito dalla zona rossa assieme ai comuni Vestini di Penne, Civitella Casanova, Farindola e Montebello di Bertona. Due giorni fa revocata la medesima misura per Caldari, frazione del comune di Ortona. E continuiamo con il nostro telegiornale e ci occupiamo adesso di quanto sta accadendo nella RSA di San Giovanni Tatino. Alle ore 14 nel corso dell'edizione giorno del nostro telegiornale abbiamo avuto ospite il sindaco di San Giovanni Tatino con il quale abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda la struttura Villa San Giovanni nella quale è attivo un focolaio di contagio. Il sindaco ha denunciato di non essere stato ascoltato nonostante gli appelli ad isolare il personale sanitario. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Io sono risultato antipatico, invadente, probabilmente mi sono stati attribuiti diversi aggettivi, ma dal primo giorno che avevo sentore che potesse nascere un focolaio, una struttura sanitaria così come è accaduto in tutta Italia, ho chiesto più volte agli organi competenti attraverso delle PEC di portare questo problema a ricondurlo a isolamento attivo di tutti i dipendenti o nella struttura o di portarlo negli alberghi del territorio. Voi pensate che se a livello regionale tutte le strutture alberghiere fossero diventate una caserma per tutti gli operatori sanitari che sono negli ospedali e li avremmo accolti negli alberghi, quindi la Protezione Civile se ne sarebbe fatto carico, avrebbero fatto un percorso di sanificazione per arrivare alle camere e ovviamente non avrebbero portato il virus anche a casa. Lei ha avuto modo di parlare, di rapportarsi con la direzione della RSA di San Giovanni Tatino? Qualche giorno prima che si creassero questi problemi, visto che mi era arrivata una comunicazione dell'ASL con 4 positivi in via Montebondone, io che conosco benissimo il territorio, via Montebondone 2 e la RSA, quindi ho scritto immediatamente una PEC alla Protezione Civile, al prefetto, al governatore e alla ASL, dove ho rappresentato elementi di pericolosità perché 4 sono sicuramente già un dato sensibile e purtroppo sono stato un profeta di questa vicenda e me ne dispiace tantissimo. Ritiene di essere stato ascoltato ed essere all'interno di una cabina di regia che in questo senso ha funzionato come meglio non si poteva oppure si poteva fare qualcosa di meglio? Guardi, io credo che la ASL abbia svolto appieno le loro funzioni, e ho avuto più volte incontri, diciamo rapporti telefonici col governatore che ha fatto da mediatore a questa situazione, e sulla quale non sono stato assolutamente ascoltato né da nessuno, dico, perché poi i fatti parlano per la realtà di cui stiamo discutendo, e che i dipendenti andavano ristretti nella struttura in attesa che arrivassero i tamponi o venissero portati tutti in una struttura alberghiera anche sul territorio, ma se non volevano favorire una struttura del territorio, in una struttura alberghiera fuori dal territorio, l'importante è che venissero circoscritti in un ambiente unico e non farli tornare in famiglia, perché ovviamente la positività del soggetto ha trasferito un livello di attenzione tale, e mi auguro che rimanga tale, nelle famiglie dove oggi ci sono famiglie ristrette a casa. 7 persone, per esempio, dei 2 positivi di San Giovanni Tatino stanno a casa e hanno avuto quello che purtroppo non meritavano. Sindaco, tra l'altro a beneficio anche di coloro che ci ascoltano, dobbiamo dire che la struttura sanitaria di San Giovanni, come così è stato diffuso attraverso un comunicato, ha già provveduto ad attivare tutte le procedure sanitarie previste e a organizzarsi proprio per far fronte alla situazione. Tra l'altro, come diceva e sottolineava anche lei in precedenza, è stato già disposto il secondo tampone per tutti gli ospiti e per gli operatori, questo proprio per completezza di informazione. Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di malattie rare. Nei giorni scorsi il presidente della regione Abruzzo Marsilio ha firmato una ordinanza destinata proprio ai pazienti affetti da queste forme rare di malattia. Vediamo cosa contiene nel servizio di Andrea Costantini. I piani terapeutici di tutti
tutti i pazienti con malattia rara, quindi quelli che riguardano non solo i farmaci nello specifico, ma anche gli alimenti a fini speciali, gli ausili, gli integratori, tutta una serie di dispositivi che sono necessari alla vita quotidiana del malato raro, sono tutti automaticamente rinnovati come da normativa AIFA di 90 giorni, tutti quelli in scadenza marzo, aprile e maggio. Quindi diamo ai malati rari la possibilità di non doversi recare nei centri, certo a meno che non abbiano un peggioramento o un'altra problematica che allora diciamo ci spinga a rivedere il piano, altrimenti rinnovo automatico. Abbiamo raccomandato a tutte le ASL di cercare di attivare attraverso le associazioni di volontariato, la protezione civile, che insomma sono in questo momento molto attivi, di poter consegnare ai nostri pazienti i farmaci e tutti i presidi e gli alimenti a fini speciali a domicilio. I centri regionali di malattie rare sono poi tutti all'interno di una commissione nazionale e dalla verifica della commissione nazionale avevamo visto che alcune regioni hanno adottato il cosiddetto codice V07 e altre no. Questo codice è una tutela del malato raro che diciamo permette a chi ha effettivamente un rischio maggiore nel lavorare in questo periodo di rimanere a casa, e quindi è veramente un ringraziamento alla nostra regione che ha cercato di ridurre la disomogeneità che si Sono ancora tante le categorie esposte a rischio durante l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Tra queste ci sono le persone che quotidianamente vengono sottoposte a dialisi o hanno effettuato un trapianto. Con Marina Stoppani, segretario regionale dell'Associazione Nazionale Emodializzati Abruzzo e Molise, abbiamo parlato della situazione dei contagi e di alcune richieste avanzate alla Regione Abruzzo. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Marina Stoppani è segretario regionale ANED Abruzzo Molise. Innanzitutto facciamo subito precisione: che cos'è ANED e di che cosa si occupa? ANED è un'associazione composta da noi, dai dializzati e dai trapiantati, per cui io stessa sono una trapiantata, ho fatto 5 anni di dialisi, è un'associazione ONLUS nazionale. Ci occupiamo proprio di questo settore. Beh, considera che noi andiamo, i dializzati vanno in ospedale 3 volte alla settimana, si trattengono lì per la terapia dialitica almeno 4 ore e mezza, per cui sono persone completamente e totalmente esposte. In più non abbiamo i dati, noi per sentito dire qualcuno ci chiama, si è contagiato questo, si è contagiato quell'altro, però in realtà noi non abbiamo dati certi e questo è anche una cosa che ci preoccupa e ci allarma parecchio, ecco. La guarigione sarebbe veramente molto difficile perché un dializzato quanto un trapiantato assumendo alcuni farmaci e soprattutto l'antirigetto per i trapiantati, abbiamo il sistema immunitario quasi completamente azzerato, per cui lei capisce che è molto molto ma molto preoccupante ed è molto facile contagiarsi. Hanno tenuto botta i reparti di dialisi degli ospedali di tutto Abruzzo e anche del Molise? Sì, hanno tenuto botta, ma insomma non sono stati aiutati. Diciamo che hanno tenuto per la grande volontà degli operatori e anche per i trapiantati che si sono completamente affidati, perché non siamo stati aiutati dallo Stato. Ci sono stati momenti in cui a Vasto hanno chiamato che usavano i calzari comprati dai cinesi per farsi le mascherine, per cui è veramente una situazione allarmante e preoccupante. Il grido di aiuto dei dializzati lo ha raccolto attualmente solamente l'ANED, perché ci sta mandando purtroppo poche, che siano 2000 mascherine, per poterle distribuire ai pazienti che comunque li devono comprare. Non tutti sono in grado di andare sia a cercare la mascherina, insomma, e comunque di spendere dei soldi, anche perché si sa che sono aumentate tantissimo. In realtà noi abbiamo anche purtroppo appurato che in Montesilvano si è aperta un'altra dialisi privata e questa dialisi privata non garantisce
assolutamente nessun tipo di tutela per i pazienti, per cui siamo molto molto preoccupati, anche perché hanno chiuso una dialisi privata a Francavilla per poi aprirne una a Montesilvano. I pazienti sono stati tutti collocati nel pubblico, quindi vuol dire che i posti ci sono, non c'è esigenza. Per cui la dichiarazione della dottoressa Verì, dove diceva appunto che i posti sarebbero stati occupati solamente in caso di mancanza letti, ma non è il nostro caso. Nel nostro settore purtroppo i letti ci sono, anzi fortunatamente i letti ci sono, perché i dializzati nell'ultimo periodo sono anche in calo, perché adesso ci sono anche le dialisi domiciliari, per cui non c'è questa carenza posti letto o posti rene. Credo che sia un dispendio di soldi pubblici inutile. Al Mazzini di Teramo sono diventate chilometriche le liste d'attesa per le prestazioni programmate e sospese per l'emergenza Covid. Vincenzo Cipolletti, presidente della Commissione Sanità del Comune, chiede ai vertici della ASL la ripresa immediata di tutti gli interventi non urgenti all'interno dell'ospedale teramano, struttura ormai totalmente sicura. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si è riunita per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid la Commissione Sanità del Comune di Teramo, presieduta dal consigliere Vincenzo Cipolletti, medico urologo all'ospedale Mazzini. Non sono mancate frecciate pesanti all'ASL di Teramo, criticata per l'iniziale disorganizzazione nell'affrontare i contagi all'interno del nosocomio teramano. Ma poi le argomentazioni hanno riguardato il futuro, la centralità del Mazzini, ormai messo in sicurezza, dove si deve tornare subito ad effettuare ogni tipo di intervento programmato. Le liste d'attesa in questi due mesi di stop sono diventate lunghissime. Durante la Commissione Sanità del Comune di Teramo lei ha affrontato diversi problemi sanitari, però al di là delle polemiche sull'impreparazione dell'ASL di Teramo in questa prima fase dell'epidemia, lei che cosa propone di concreto per affrontare questa seconda fase che sta per iniziare? Certamente bisogna andare oltre. Oggi c'è un problema fondamentale, che in tutti questi mesi non sono state svolte ovviamente quelle attività sia chirurgiche che ambulatoriali che erano state programmate, e ci sono tantissime liste di attesa. Lei propone che debba ripartire un po' tutto, presto? Assolutamente sì, perché se ci avviamo verso quel tipo di fase, che sicuramente è una fase di ripresa e di ritorno a quello che era l'attività normale, la vita normale, ovviamente con le difficoltà che ci saranno, ma il primo obiettivo è quello di tornare a svolgere quelle funzioni. Ci sono le evidenze che c'è una lista di attesa lunghissima, oggi quella lista si è di molto allungata, ci sono persone che avevano degli interventi programmati che stanno aspettando da mesi. Quindi, quando potrebbero ripartire questi interventi programmati secondo lei? Secondo me immediatamente, non c'è nessun tipo di attualmente di difficoltà, perché il Covid ad Atrice, presso l'ex sanatorio è stata garantita questa buona equipe fra malattie infettive e pneumologie per la gestione dei malati Covid. Il Mazzini può tranquillamente tornare, piano piano ovviamente, però da domani a svolgere questi tipi di attività. Cipolletti infine ricorda i suoi primi anni di professione al Mazzini, un nosocomio di eccellenza, tra i migliori del centro-sud dell'Italia. L'auspicio è che Teramo possa tornare a brillare nel campo delle strutture ospedaliere come una volta, grazie anche alla realizzazione del nuovo ospedale. Andiamo al comune di Pescara, dove il gruppo consigliare dell'UDC ha illustrato le proposte che saranno sottoposte al sindaco Carlo Masci in vista della fase 2, con particolare attenzione alle categorie sociali delle persone più bisognose. Vediamo il servizio.
Abbiamo redatto questo documento, abbiamo posto ovviamente le basi per la ripartenza, anche l'UDC vorrà dare e darà un proprio contributo all'amministrazione comunale. Abbiamo ribadito la nostra alleanza al sindaco Carlo Masci, ma abbiamo detto che questo momento storico non è l'ora delle polemiche, ma è l'ora appunto di viaggiare tutti quanti insieme, maggioranza e opposizione, perché a Pescara in questo momento storico non ha bisogno di polemiche sterili e inutili dal punto di vista politico, ma ha bisogno solo e esclusivamente di tanto lavoro per far ripartire le nostre aziende. Mi sono, come dire, concentrato all'individuazione di un commissario, volete un dirigente, che comunque insieme al sindaco possa, con un proprio responsabile d'ufficio, possa inglobare anche parzialmente le deleghe dell'assessore Dinisio. E tenete presente che in Pescara abbiamo veramente tante famiglie bisognose, perché ad oggi mi risulta che la cassa integrazione non sia stata versata, e quindi oltre ai, tra virgolette, vecchi poveri dobbiamo aggiungere i nuovi poveri, che purtroppo ne contiamo già centinaia rispetto alle chiamate che ricevo quotidianamente sul mio cellulare. Abbiamo deciso di proporre l'estensione del non pagamento dei ticket dei parcheggi anche nella seconda fase, in questa nostra seconda fase, in modo che possa riprendere ancora meglio l'attività del commercio in centro della nostra città, di cercare di trovare e di individuare anche con la copertura finanziaria, di dare uno stimolo ad una partecipata del comune che riscuote i tributi per conto del comune, la possibilità di rateizzare ancora di più per i debiti tributari che sono formati adesso e quelli in... Abbiamo stimolato il sindaco, ma non soltanto il sindaco, l'intera maggioranza, e speriamo che anche se facciano parte e proprie delle nostre proposte la minoranza, l'opposizione, a fine che sono cose, condizioni e strutture necessarie per far ripartire questa nostra città, che ricordiamo che ciò che è stato penalizzato di più è il commercio. Dal 4 maggio, come il governo ci darà delle direttive, il nostro impegno sarà quello di organizzarci per dare un aiuto anche a loro, perché due mesi di sofferenza non dobbiamo dimenticare mai di queste persone che hanno bisogno di questi aiuti. E io come assessore sono pronta a dare una mano a tutta questa gente, quindi siamo in attesa di ripartire. E a proposito di fase 2, i bar saranno tra gli ultimi a riaprire, questa è tra le categorie più colpite dal cosiddetto lockdown, dalla chiusura voluta per limitare il contagio. E ora Assoturismo chiede aiuto alle istituzioni. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il lascito del coronavirus per i bar tradizionali è sostanzialmente devastante. Si è chiuso per primi, si apre per ultimi, con probabilmente una serie di prescrizioni che ancora non conosciamo, ma che saranno sicuramente molto, molto forti, molto, molto stringenti, e con la prospettiva di avere i prossimi mesi come minimo con un lavoro molto difficoltoso. Il settore del turismo e degli esercizi commerciali è uno dei più colpiti dall'emergenza coronavirus. I bar probabilmente saranno tra le ultime attività a riaprire e sicuramente non tra poche difficoltà. Le attività riapriranno, per aprire riapriranno. Sono particolarmente preoccupato per questa categoria, perché se non verrà accompagnata nei prossimi sei mesi con aiuti fiscali, con incentivi, con condoni, con aiuti veri e propri economici, la categoria rischia di perdere il 50% delle proprie attività. Ci saranno dei costi per i presidi personali, per le sanificazioni, per il distanziamento, ma soprattutto quello che ci preoccupa è il lungo tempo che hanno avuto i nostri clienti per cambiare, tra virgolette, abitudini. L'emergenza quindi potrebbe aver cambiato radicalmente le nostre abitudini, con un forte impatto sui consumi. Fare la colazione al bar potrebbe non essere più la stessa cosa. E adesso ci troviamo di fronte a un cliente che vedrà il luogo di aggregazione, il bere il caffè in compagnia, dopo una pratica, o si trova un amico, entri per bere un caffè o mangiare qualcosa, una brioche o quant'altro, già verrà, verrà visto male, per cui avremo di fronte delle persone che con tutta probabilità avranno cambiato abitudini e altre persone che invece avranno paura ad entrare nei locali.
Gli aiuti economici previsti dallo Stato non sono sufficienti a far fronte a tutte le spese e occorreranno ulteriori misure affinché i bar sopravvivano al lockdown. Come minimo ci aspettiamo un periodo di accompagnamento fiscale da parte dello Stato e non può essere diversamente, perché sarà sicuramente la categoria più falcidiata. La Regione, nel suo ordine e grado, potrebbe e dovrebbe intervenire immediatamente con, noi avevamo proposto un aiuto a fondo perduto tra i 5 e i 10 mila euro per le piccole attività come Confesercenti e Assoturismo, ancora non c'è stato, vediamo se ci sarà. Altro settore colpito in maniera pesante da questa emergenza sanitaria, quello del giardinaggio e più in generale del florovivaismo, che ha avuto un pesante crollo nella nostra regione. Vediamo il servizio. Il settore del giardinaggio ha subito un vero e proprio crollo che ha toccato punte fino all'80% a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Meglio è andata nella nostra regione invece al settore agroalimentare, che ha continuato a lavorare seppure a regime ridotto. Ora la speranza è legata all'avvio della fase 2, come spiega ai nostri microfoni il titolare della SVAL di Garrufo di Sant'Omero, Ettore Di Francesco. E c'è stato un calo esponenziale soprattutto nel settore del giardinaggio. Noi vendiamo i fiori, le piante, e all'inizio non si potevano neanche vendere, e invece il settore agricolo ancora tiene, perché la gente che deve concimare il grano, deve trattare, ancora vengono. Voi lavorate molto con i comuni limitrofi, anche con le basse Marche. Il fatto di non potersi spostare da un comune all'altro ovviamente per la vostra clientela ha rappresentato un handicap non da poco, e per voi un calo delle vendite anche del 70-80%, è così? Sì, ci siamo dovuti organizzare con la vendita porta a porta, abbiamo iniziato a fare anche delle consegne a domicilio, però il calo c'è stato, soprattutto le piantine, ortaggi e i fiori, c'è stato un calo anche più dell'80%. Sono le prospettive per questa ripresa e anche per l'inizio della fase 2 di cui tanto si parla? Le prospettive, se si riapre ai comuni, se possono venire i comuni limitrofi a trovarci, il settore può andare avanti, perché la gente tutto vuole fare un piccolo orto, vuole mettere tutto un fiorellino dentro casa. Voi ovviamente guardate al futuro, si pensa ad un ritorno graduale, seppur lento, alla normalità, e questo l'auspicio anche di tutti gli imprenditori qui della Val Vibrata. Noi speriamo che dopo il 4 maggio si ricomincia un po' ad aumentare le vendite, a vedere più persone, sempre con le protezioni, perché prima di entrare nel nostro negozio ci vuole la mascherina, ci vogliono i guanti. Voi ovviamente avete provveduto a sanificare tutti gli ambienti del vostro punto vendita? Sì, perché noi vendiamo i prodotti apposta per sanificare gli ambienti, vendiamo le maschere, vendendo i fitofarmaci ci abbiamo un po' di tutto, maschere, guanti, tute, tutti i DPI ce l'abbiamo. Andiamo all'Aquila, operazione memoria a breve termine, la Mia L'Aquila, il progetto dell'assessorato al turismo del comune per cercare di mantenere viva la memoria dei luoghi della città popolati attraverso le foto che vengono pubblicate sul sito del turismo del comune, in attesa chiaramente di tornare a rivivere il capoluogo di regione. Vediamo. Immagini di ricordi dell'Aquila, i suoi luoghi, le sue piazze, gli aspetti più particolari della città. Le foto saranno pubblicate sul sito internet del turismo del capoluogo d'Abruzzo, www.quilaquila.it. Questa iniziativa, denominata La Mia L'Aquila, è stata lanciata dall'assessore al turismo del comune dell'Aquila, Fabrizio Aquilio. Un'operazione per mantenere viva la memoria. In questi giorni, infatti, dice l'assessore, il vuoto è tornato a riempire le piazze, le strade e i vicoli della città dell'Aquila. Per questa ragione abbiamo pensato che possa essere di supporto alla cittadinanza, nell'assenza dei contatti, mantenere viva la memoria. Coloro che avessero il piacere possono infatti inviare le foto dei monumenti, aspetti particolari, angoli suggestivi della città e del suo territorio all'indirizzo turismo@quilaquila.it. Un'operazione della memoria, un'operazione per mantenere vivo il contatto sociale con la stessa città, nella quale continua ancora l'opera di ricostruzione e di rinascita.
Chi fosse interessato può inviare le immagini indicando nella mail il titolo della foto, il periodo in cui è stata scattata e corredandola di liberatoria firmata. Le foto saranno pubblicate sui social Facebook e Instagram dell'assessorato al turismo del Comune dell'Aquila e sulla pagina dedicata a La Mia L'Aquila sul sito www.quilaquila.it. Il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, torna a rilanciare l'allarme sulla situazione di ordine pubblico nelle periferie di Pescara, in particolare nel quartiere Rancitelli, dove ieri sera sono stati sparati fuochi d'artificio, come era accaduto anche in altre occasioni le scorse settimane. Sentiamo. Pettinari, guai ad abbassare la guardia, e questo è il messaggio che lei vuole lanciare per quanto concerne le periferie di Pescara, è così? Sì, purtroppo dobbiamo constatare che a Rancitelli, Ferro di Cavallo, Fontanelle in via Caduti per Servizio e in via Rigopiano i focolai dell'emergenza sicurezza non si sono mai spenti e in questi giorni stanno riesplodendo più di prima. Più di prima perché purtroppo gli stiamo un po' meno dietro noi, perché non possiamo fare più conferenze sul posto e quant'altro. Cosa è successo? Intanto non è né la prima né l'ultima volta. Ieri sera ci sono stati fuochi d'artificio al Ferro di Cavallo, assembramenti, grandi feste, sembravano feste popolari. Mi hanno chiamato i cittadini onesti fortemente preoccupati. Si continua a spacciare droga tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e questi signori che vanno ad acquistare droga a Fontanelle, al Ferro di Cavallo a Rancitelli e in via Rigopiano fanno assembramento, quindi cittadini onesti a volte sono costretti, quando vanno a fare la spesa, ad aspettare anche mezz'ora per rientrare nelle proprie case. Voi direte perché? Perché questi signori si mettono sulle scalinate, sulle gradinate, precludono l'accesso ai cittadini onesti per rientrare nelle proprie case. Quindi si spaccia droga, continuano a lavorare a tutte le ore. La cosa che mi piange più il cuore per via Rigopiano, perché a via Rigopiano eravamo riusciti a tamponare l'emergenza sicurezza e adesso è tornato tutto come prima. Lì per un periodo di tempo, per un mese e mezzo, la situazione si era tranquillizzata. E adesso anche lì è tornato tutto come prima, ci sono spaccio di droga, occupazioni abusive, quindi permangono le occupazioni abusive, criminali pluripregiudicati che continuano a fare il comodo loro. Quindi un appello alle istituzioni le faccio. Chi governa Regione e Comune ci aveva promesso miracoli, Ferro di Cavallo, a Fontanelle, vi ricorderete, per l'emergenza sicurezza, non si parla più di nulla, nessuno dice più niente, è tornato tutto come prima. Una notizia di cronaca: nella giornata di ieri il personale della squadra mobile di Chieti ha dato esecuzione al sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale Teatino del piazzale della Iron Metal di Chieti Scalo, impresa attiva nel settore dello smaltimento rifiuti. Il provvedimento è stato disposto al termine delle indagini seguite all'incendio di un cumulo di materiali di risulta accumulati presso lo stabilimento che è andato a fuoco il 31 maggio scorso. I successivi sopralluoghi eseguiti dalla squadra mobile e dai tecnici dell'ARTA, oltre che dal personale dei carabinieri forestali di Chieti, hanno consentito di rilevare modalità operative non conformi alle autorizzazioni rilasciate, con cumuli di rifiuti di provenienza non tracciata contenenti materiali infiammabili, come dimostrato anche dal sopralluogo, si legge nella nota della questura, seguito all'incendio nel quale sono stati trovati all'interno del cumulo ed ancora incombusti parti di pneumatici. Il provvedimento è stato disposto in virtù del periodo connesso alla disponibilità del piazzale della ditta, che potrebbe costituire occasione per la reiterazione dei reati ambientali contestati, oltre che il pericolo di verificazione di ulteriori incendi. Proseguiamo adesso con lo sport. Il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, in collegamento Skype con il nostro telegiornale, ha rilasciato una lunga intervista sull'attuale stop al mondo delle due ruote. Vi proponiamo i passaggi salienti nei quali parla della tappa abruzzese del Giro d'Italia,
destinato alla stagione autunnale e del trofeo Matteotti. L'intervista è di Jacopo Forcella. Siamo riusciti a fare solo la gara di apertura degli Under 23 in Lombardia e in Toscana, per cui di fatto il calendario si è congelato e cerchiamo di poter immaginare, stiamo andando avanti sempre con scenari che mutano di giorno in giorno in attesa delle decisioni del nostro governo, ma di tutti i governi, perché sicuramente la data di ripartenza la possono decidere solo i vari governi e poi questa data di partenza sarà condizionata anche dai vari protocolli sanitari che metteranno in campo. La tappa a tutta abruzzese del Giro d'Italia, pensa che il fatto che il Giro d'Italia sia posticipato praticamente dopo l'estate possa incidere dal punto di vista degli organizzatori sull'appetibilità del prodotto? Sai, a metà ottobre si svolgeva sempre il Giro di Lombardia, che era classico monumento di chiusura, devo dire che negli ultimi anni anche con grandi temperature molto, molto alte che infastidivano anche il gesto o l'impresa tecnica degli atleti. Non ci vediamo controindicazione, anzi forse in una stagione che sarà difficile a livello turistico, un'immagine così diffusa in tutto il mondo, delle bellezze artistiche, paesaggistiche, anche balneari che l'Abruzzo può offrire, penso che sia un ottimo volano per promuovere la stagione prossima del turismo, perché è vero che il Giro d'Italia è un evento tecnico, ma è un evento che impatta molto sull'economia e sulla promozione e valorizzazione del nostro territorio, e credo che in quel periodo possa essere davvero utile. E a proposito invece di un'altra corsa abruzzese, il trofeo Matteotti. Noi cercheremo di proteggere tutte le nostre corse in assoluto, salvo quelle che hanno già deciso di non farlo, di farle in maniera differente, parlo soprattutto del trittico lombardo, perché sicuramente saranno riunite le tre corse, ma perché c'è uno scenario sul territorio che è ancora preoccupante a livello sanitario, per cui probabilmente riuniscono quelle. Tutte le altre cercheremo di comporre, perché è vero che c'è Altura, ma Altura partecipano solo 8 corridori per squadra, ci sono gli altri 20 corridori di tutte le squadre che devono correre, oltre a tutte le professional, di cui 3 sono italiane, e tutte le continent, che sono 10, che sono italiane, per cui ovviamente avremo una buona partecipazione a tutte le gare e cercheremo di collocarle per, come dire, c'è un calendario volto, ma ci sarà anche un calendario nazionale che deve comunque mettere in condizione tutti gli altri atleti di poter correre, di poter svolgere la loro professione, e cercheremo anche di collocarle, come è stato negli anni passati per Matteotti, anche per le finalità della squadra nazionale. Alla fine di questa emergenza lei vede un ciclismo migliore, uguale o peggiore rispetto a prima del Covid-19? Ma io vedrò una persona migliore, una persona, ognuno di noi sicuramente ha fatto scuola e ha avuto insegnamenti anche brutti, che sicuramente ci devono far ragionare sul fatto che dobbiamo essere più cittadini italiani, parlare sempre meno male delle bellezze e della nostra democrazia che abbiamo. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 23, da parte mia l'augurio di una buona serata.